amici, ma soprattutto amiche, ci hanno tolto anche Totò Schillaci. Ciao sì. Totokyo. È bel titolo comunque. Dall'Inter al Giappone, Schillaci lo faccio per i soldi. Beh, esatto. Onesto. Il puro spirito decubertiniano ha deciso di lasciarci. E perdiamo così un campione. Male, perché direi che noi aspettavamo, soprattutto ci rientravamo tutti a centrocampo e poi sfruttavamo noi così i passaggi di Shalimon. Beh, i passaggi di Shalimon vanno sfruttati d'altronde. Chi li sprutterà adesso? Due occasioni l'ho avuto, è stato bravissimo Paiuca. Sì. La terza purtroppo forse la precisione di così di precisare la palla. Poi chi preciserà più la palla con precisione? Porta Stregata o Magico Lorieri? Diciamo tutte e due le cose. Magico Lorieri anche perché credo che sia uno dei portieri che ritengono i portieri più fortissimi in campionato. Purtroppo sì. Gioca nell'Ascoli e spero che questo portiere merita alla fine del campionato possa esordire qualche squadra di grande club. Tutto molto chiaro, direi. L'allenatore nuovo Trapattoni, di cui ha impostato una squadra. Eh beh, di cui ho posto caratteristiche, ne è il campione. Di destro e di cui lui. Come lo vedi questo momento? Beh, un orologio che adesso c'è stato l'Espoir, di cui tutti lo cercano. È un bellissimo. Di cui tutti lo cercano. Lo suoce. Un allenatore preparato, un allenatore molto bravo, di cui può impostare il gioco anche. Di cui può impostare il gioco. Lo stadio di San Siro è uno stadio bellissimo, di cui ogni volta che scendo mi emoziono. Di cui ogni volta che scendo mi emoziono. Comunque è una coppia di cui sorride soprattutto i tifosi. Di cui far sorridere. Speriamo di continuare sempre così, quindi a me non è mai successo vincere tante partite fuori casa, di cui sono contento e soddisfatto. Ma qua, quasi. Soprattutto da questi uruguayani che ne saranno concentrati col pubblico che ci sarà. C'era un di cui quasi sensato in effetti. Prima di Uruguay probabilmente, e ce lo portano via. Ciao Totò, non sappiamo come farà.